Professor Fornaro, siamo al termine della serie di incontri non solo Shoah, persecuzioni e genocidi del XX secolo. Una serie di incontri che vogliono servire soprattutto da insegnamento per i più giovani, perché certe bestialità, certe atrocità che ha vissuto il genere umano vanno scoperte, vanno analizzate col fine appunto che non si ripetano mai più. Sì, dici bene, del resto tutte le nostre generazioni, la tua, la mia e altre, non conoscevamo nulla delle foibe e dell'eccidio, del massacro degli armeni e di altri crimini che sono stati consumati in gran parte della terra. Poco per volta adesso vengono fuori. Allora, qual è il pericolo che noi purtroppo corriamo di perpetuare nel tempo? Che anche per quanto attiene quella che è la persecuzione dei cristiani, e tengo a precisare che nel mondo sono 2.300.000 i cristiani, ma i cattolici sono soltanto 1.200.000, continuino ad essere perseguitati e che nessuna notizia o qualche notizia filtrata possa giungere a noi. C'è, professore, un altro fatto da considerare, che in Europa stanno purtroppo ritornando varie forme anche a livello governativo di xenofobia. Sembra quasi un seguito rispetto a certi episodi del lontano passato, che diventa più che mai attuale. Evidentemente non è stata fatta quel tipo di informazione capillare, perché secondo me quando l'informazione capillare finisce per entrare nell'animo di chi è destinatario della stessa, evidentemente sarà stata una informazione a livello superficiale. Altra spiegazione non ce ne potrebbe essere. Il vero è che questo massacro continuo da parte dei cristiani, addirittura, non lo dico io, lo ha detto Papa Francesco, ha superato di gran lunga quelle che erano le persecuzioni dei primi tempi dei cristiani.